invitato, porto esempio ovviamente del nostro sindaco, Lorenzo Salera, e rappresento, diciamo, Danilo Grossi, il nostro assessore alla cultura, un fiore all'occhiello della nostra giunta. Avrei voluto parlare dopo, diciamo così, l'esperto in materia, per poter, diciamo, dire anche io qualcosa sotto la guida del maestro. Intanto devo subito scoperchiare le carte. Io sono napoletana, professore, sono figlia di un napoletano vero e di un abruzzese, e considerato che Pulcinella sono anche abruzzesi, no? Posso forse costituire un mix perfetto, lei che dice? Comunque, io a proposito del carnevale di Pontecorvo, voglio dire questo: in questo devo dire che Pontecorvo ha da insegnare, il Cassino ha da imparare dalla tradizione pontecorvese. Quando ero piccola, trapiantata al Cassino, perché ripeto, mio padre è napoletano, il carnevale vero noi venivamo qui a vederlo, devo dire la verità. No, speriamo che al Cassino non mi sentano, però è la verità. Allora, io vi ringrazio, magari intervengo dopo con qualche domanda, con qualche mio, diciamo così, sentimento personale sulla maschera di Pulcinella, e quindi facciamo parlare chi è più bravo di me, sicuramente, che è più esperto di me in materia. Grazie.